Mentre gli occhi del figlio di Dio cercano il volto della madre, Maria appare pensosa e interroga con sguardo addolorato l'anima del pellegrino. Le figure emergono dal fondo dorato e la madre di Dio si mostra afflitta, teme che la salvezza tenuta tra le sue braccia non sia compresa ed accolta dall'uomo. Nel cuore di Roma, le mura della Basilica dei Santi Cosma e Damiano custodiscono una delle immagini più intense della Vergine, un'icona mariana risalente al XIII secolo, il cui aspetto si rifà al tema figurativo della Madonna Odigitria, alla rappresentazione di Maria non dipinta da mano umana. Delle sue particolarità stilistiche ci parla l'archeologa Alessandra Milella. Maria appunto ha il capo rivolto verso il piegato, verso il bambino, ma ha gli occhi fissi verso il fedele, quindi guarda fisso davanti a sé. A differenza del consueto è il bambino questa volta a guardare invece teneramente verso la madre, quindi ha lo sguardo assorto a guardare appunto verso la madre. La Madonna tiene, sostiene dolcemente il bambino sulla sua mano destra mentre lo indica con la mano sinistra. E qui c'è un altro particolare molto interessante: il bambino tende, diciamo, mentre con la mano destra è nel solito atteggiamento benedicente, con la mano sinistra prende tra le sue dita le dita della madre, è come se i due appunto intrecciassero le mani in un contatto che, dal quale non nessuno dei due abbia appunto voglia di distaccarsi. Più volte modificata nel corso dei secoli, la Basilica dei Santi Cosma e Damiano mostra il suo assetto seicentesco raggiunto sotto il pontificato di Urbano VIII, che commissionò l'aggiunta delle cappelle laterali e l'innalzamento del pavimento di circa 7 metri. Si formò così una struttura sull'altra, oggi quella più antica è una cripta la cui pavimentazione conserva ancora tracce della costruzione primitiva. Il maestoso mosaico absidale, invece, splende pressoché immutato dal VI secolo. Nel catino absidale viene rappresentata una scena apocalittica. Su un fondo blu, di colore blu intenso, abbiamo un Cristo centrale che scende da una scala di nuvole di colore acceso, rosso acceso e bianco, tra una schiera di altri personaggi. Simmetricamente abbiamo Pietro e Paolo, i principi degli apostoli, che presentano al cospetto del Signore i due martiri titolari, Cosma e Damiano. La schiera delle figure è conclusa da una parte con un altro martire, San Teodoro, e dall'altra con Papa Felice IV, il fondatore appunto della Chiesa. Mentre Cosma, Damiano e Teodoro presentano, offrono al Signore il simbolo del loro martirio, quindi hanno nelle mani la corona, il Papa offre il modellino della Chiesa appunto da lui dedicata al culto cristiano.